Ciao. Allora, questo messaggio è rivolto a chi in questo momento è molto sulle difensive. È molto sulle difensive, sta spendendo troppe energie, mi viene da dire, in maniera non costruttiva. È indeciso su che cosa fare, su che cosa non fare e come se non vedessi in questo momento un futuro, come se vedessi tutto bloccato, come se non vedessi tutte le possibilità che hai e soprattutto avendo questa energia, non riesci a cogliere le opportunità che ti possono dare felicità, che ti possono dare gioia. C'è questa energia da cambiare. C'è questa energia da cambiare. È un'energia di una persona che è stanca, no? È stanca di combattere, è stanca di dover lottare, però in questo modo non metti a frutto tutte le possibilità che hai. È come che tu ti autosaboti, ti blocchi da solo. Vediamo che cos'altro mi vogliono dire. Vediamo queste. Allora, vedi, ci sono in realtà sei in un momento in cui puoi cominciare a vedere un cambiamento, puoi cominciare a ricevere tutto ciò su cui hai investito. Wow, la torre e, scusate, ma sto sudando, la torre e la morte. Allora, è un momento di grande cambiamento, sicuramente. È come che ci sia un qualcosa che tu non hai previsto, che tu nelle tue, diciamo, idee che avevi non, per il tuo cammino, per il tuo percorso non hai previsto. C'è un qualcosa che spezza un ciclo, spezza un percorso e ti obbliga, fra virgolette, a avere un cambiamento. Qui c'è qualcuno, c'è fante di denari, otto di coppe. Io credo che ci sia una deviazione rispetto a quello che ti immagini tu come percorso. Secondo me tu dovrai cambiare il percorso, dovrai cambiare modalità, dovrai cambiare qualcosa. C'è qualcosa che ti farà cambiare tutto quello che tu ti eri prefissato. O magari c'è già stato, è per quello che magari sei molto sulle difensive.
Imperatore, 5 di denari e diavolo. Allora, questo è un cambiamento necessario. È un percorso che devi fare, un percorso che farai. La tua paura più grande è di ricadere in dinamiche di perdita, di mancanza, di periodi bui che hai già passato. Non essere troppo rigido di fronte a delle possibili deviazioni lungo il tuo cammino. Perché? Perché ci possono essere, ma questo non vuol dire che tu non arrivi lo stesso a destinazione. Devi prendere magari un sentiero diverso rispetto a un altro, oppure devi temporaneamente cambiare un attimo il percorso, cambiare o modificare delle cose. Non per questo vuol dire che tu non ce la farai. Re di coppe, ok. Allora, è un percorso un po' tortuoso, con un po' di montagne russe, diciamo, però poi arriva questo re di coppe. Allora, il re di coppe potrebbe essere anche una persona che viene in tuo aiuto, ok, che ti aiuta in questo percorso un po' travagliato, che tu percepisci travagliato, però questa è una persona che ti toglierà un po' da questo groviglio in cui magari tu ti senti o che percepisci. 9 di coppe. C'è abbondanza per te, l'abbondanza c'è, ci devi credere perché l'abbondanza c'è. Per raggiungere questa abbondanza emotiva, questo benessere emotivo, abbondanza di ogni genere, c'è ancora un po' un percorso da fare, che è un po' con alti e bassi, e potrebbe, ripeto, anche prevedere dei cambi di direzione, delle modifiche, degli accorgimenti. Non ti irrigidire di fronte a questo, vai oltre. E soprattutto c'è l'abbondanza, c'è. Adesso è un po' statica ancora, ma c'è.